Perché si concretizzi il concetto di turismo accessibile e inclusivo, occorre che tutti indistintamente abbiano l'opportunità di vivere le stesse esperienze. È con questo obiettivo che è stato ideato il progetto Bike to Coast for Everyone della Regione Abruzzo, con attività ed eventi organizzati dall'ANFAS e finanziati con fondi per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a gennaio del 2022. La giornata conclusiva del progetto si è tenuta a Pescara presso il Parco del Sorriso e la struttura La Gabbianella della Fondazione ANFAS in via Bernini 15. Musica, laboratori, attività e momenti di riflessione e approfondimento hanno caratterizzato il programma della giornata conclusiva del progetto, aperta a operatori turistici, enti del terzo settore e a tutta la cittadinanza per condividere un momento di confronto e informazione sui temi dell'accessibilità, come dichiara il TG8 Maria Pia Di Sabatino, presidente dell'ANFAS Abruzzo. Questo progetto è stato ampio, itinerante ed inclusivo, fatto da 5 ANFAS dell'Abruzzo di tutto il litorale, dove hanno diversificatamente fatto attività. Lanciana ha fatto un'area camper, noi ANFAS di Pescara ed ANFAS di Ortona abbiamo fatto un percorso con i nostri ragazzi per dimostrare l'accessibilità e la qualità del servizio delle persone con disabilità, quindi siamo arrivati a portare la voce al turismo che anche la disabilità può essere inclusiva. Abbiamo fatto una formazione iniziale sia con il linguaggio facile da leggere, ma soprattutto l'abbiamo fatto per i lavoratori delle strutture balneari, per come approcciarsi eventualmente con le famiglie che hanno anche persone con disabilità. Le altre ANFAS hanno fatto un percorso di vela, hanno acquisito, come Martin Sicuro, che ha uno stabilimento di alta accessibilità, quindi ha integrato con delle altre carrozzelle che arrivano fino al mare, quindi possono portare le persone con disabilità in carrozzina fino a dentro l'acqua con delle carrozzelle, non solo le carrozzelle job, che è la solita carrozzella, ma con carrozzine proprio fatte ad hoc che camminano sulla sabbia. E in più ha fatto anche un percorso per i non vedenti. Chiuso questo progetto, le attività dell'ANFAS vanno comunque avanti? Sicuramente, tutte le ANFAS hanno dei centri diurni, dei centri riabilitativi, dei gruppi appartamento. Noi proseguiamo con il centro diurno dando ospitalità a 20 ragazzi circa perché fanno attività con il comune di Pescara in coprogettazione e noi ci seguitiamo a impegnare la persona con disabilità in un vero e proprio percorso di inclusione lavorativa e di autodeterminazione.